Buongiorno e bentornati qui al Salotto Culturale Arte e Moda di Casa Sanremo 2018, undicesima edizione con Accomodatevi Pure. Quest'oggi parleremo di moda e lo faremo con personaggi illustri di questo settore. Al mio fianco, parto dalle donne, non me ne vogliate, abbiamo Asia Russo, una giovanissima ragazza che vuole intraprendere. Chiederei un caloroso applauso per questa ragazza che è giovanissima, non me la fate emozionare. Lei è qui in veste di futura indossatrice che ha già cominciato a calcare queste passerelle così importanti, ma anche come mia testimonial, perché oltre conduttrice sono anche una stilista, e quindi è Miss Samantha Panetta Couture. Grazie Asia di essere qui con noi. Poi abbiamo oggi un brand famosissimo italiano che piano piano sta veramente sbancando quelle che sono tutte le passerelle nazionali ed internazionali. È in rappresentanza qui con noi Carmen Fiorino per Antille Brand. E non potevano mancare in questa puntata ovviamente coloro che muovono le fila del mondo della moda e fanno tutto il retroscena, e senza di loro il settore della moda non potrebbe altrimenti esistere. Sono Clay Calzolari, patron di New Model Today, concorso ormai trentennale, si può dire. Clay, possiamo passare un gelato un momento? Buonasera a tutti. Grazie Clay di averci raggiunto, di essere qui con noi. 30 anni di concorso, 30 anni di moda, 30 anni in questo meraviglioso settore. Infatti, quest'anno, 2018, festeggeremo il 31esimo. Wow, quindi voglio dire, chi più di te può illuminarci e guidarci in questo viaggio tra le passerelle, la moda, le indossatrici? Ci spiegherai tutto nel corso della puntata. Resta certamente con noi. Accanto a te abbiamo Luca Rasa dalla Sicilia, ormai per me un caro amico, tanti anni di collaborazione, ragazzo giovanissimo ma che ha veramente tanto impegno, tanta volontà e devo dire vincente. È riuscito a portare la Sicilia nelle passerelle più famose del mondo, perché abbiamo toccato Milano, Roma, presto saremo all'estero, quindi dai, fiera di averti qui con me, grande amico e soprattutto grande professionista. Grazie Luca. Grazie a te Samantha, buonasera a tutti. Il mondo della moda, sappiamo signori e signori, che è anche formato da loro, le protagoniste, con loro che calcano le passerelle più importanti e che fanno sì che gli abiti prendano vita. E non poteva mancare una testimonial d'eccezione in questa puntata, è qui con noi Tania La Gatta. Grazie mille. Io sono davvero felice di essere qui e grazie per questo invito. Piacere mio di avervi tutti qui, perché il settore della moda è anche il mio settore, come tutti sapete, però mi piace accompagnarmi di tutti i professionisti, perché la moda è fatta da coloro che disegnano, da coloro che fanno le collezioni, da coloro che interpretano i vestiti, ma anche dai manager che dietro tirano certo un po' i fili di questo grande mondo che è la moda e tutto ciò che lo circonda. Io partirei proprio da questi manager. Clay, tu l'esperienza, posso darti del tuo innanzitutto? Allora, dicevo, esperienza trentennale, quest'anno 31 anni di esperienza nel settore della moda, veramente tanto da imparare da te, tanto da ammirare ed apprezzare ciò che tu fai, il tuo concorso New Model Today, queste ragazze che ricordiamolo, tra di loro è uscita Charlize Theron, quindi non è un concorso di quelli, è una vera e propria accademia, no? Ne parlavamo un pochino dietro le quinte, ci vuoi raccontare qualcosa di questo concorso, di come le formi queste ragazze? Allora, intanto il concorso nasce nel 1987 e quindi quest'anno facciamo il 31esimo anno, e da questa manifestazione, come hai detto tu, sono nate stelle tipo Charlize Theron, Natasha Poli, Anna Falchi, Margaret Madet. Accidenti, che nomi però, signori, come non possiamo avere reazioni? Anna Falchi, Charlize Theron, esatto, veramente l'elite. È praticamente un concorso di moda, chiaramente, che va dai 14 ai 22 anni per tutte le ragazze che hanno le caratteristiche per diventare, diciamo, future top model. Quindi voi le formate queste ragazze, una vera e propria accademia, no? Portamento. Abbiamo in tutte le regioni d'Italia dei collaboratori che hanno delle scuole di moda e portamento,
E poi alla fine, diciamo, del tour, che noi iniziamo tutti gli anni a maggio e finiamo a Cinecittà a Roma il 2 di settembre quest'anno, avremo, diciamo, le migliori selezioni selezionate durante il tour praticamente. Abbiamo avuto il piacere poi di vederle nel calendario qualche settimana fa, giusto? Dico, esatto, bene? A Milano, sì. A Milano è stato pubblicato e divulgato questo calendario con queste 12 ragazze veramente meravigliose, formate in maniera impeccabile, devo dire, l'ho viste calciare la passerella, okay. E soprattutto, ecco, mi sono sbalordita di vedere adolescenti, perdonami, perché hanno 14, 15, 16 anni, affrontare con tanta caparbietà, tanto veramente impegno, passione, come se avesse trasmesso, quasi già professioniste praticamente. Esattamente, le ho viste calcare la passerella, insomma, milanese, che da che mondo è mondo, si sa, Milano è la capitale della moda. Adesso io sono romana, mi piace dire che la capitale è Roma, però la capitale della moda sappiamo che è Milano, e quindi per loro è un traguardo molto importante. Esatto. Luca Rasa, dal tuo punto di vista, visto che vi approcciate allo stesso settore, no? Tu formi le ragazze in Sicilia, fate lo stesso mestiere, sicuramente stai intraprendendo questa carriera ormai da parecchi anni, e magari qualche opinione, insomma, un concorso così importante. Beh, ci conosciamo da un po', quindi sai bene che quando noi mettiamo in moto la macchina dell'organizzazione nostra, cerchiamo di fare al meglio tutto. Sono felice, chiaramente, ormai dopo il sesto anno di essere qui, e ormai da due anni di collaborare qui a Sanremo con te. Oltre assolutamente, tante altre cose, ce ne saranno tanti altri anni. E sappiamo bene che tutto quello che si fa è sempre ha una certa difficoltà. Quindi la caparbietà nel realizzare un qualcosa, quindi un progetto, fissare un obiettivo e cercare di raggiungerlo il più possibile, questo è quello che cerchiamo di impartire alle nostre ragazze, partendo chiaramente da un'età sempre abbastanza giovane, dei 14-15, per poterle portare avanti. E quindi avete più o meno lo stesso imprinting, no? Perché prendete le ragazze veramente giovanissime, adolescenti, e le formate portandole avanti e facendo loro realizzare quello che è il loro sogno, il loro desiderio. Assolutamente sì. Diventare siamo delle indossatrici. Oltretutto, diciamo, il Sud è chiaramente sempre un pizzico indietro, no? Arriva sempre dopo. Quindi siamo felici comunque di poter dare al Sud questa impronta, anche perché siamo l'unica accademia di moda ufficiale su Palermo, e quindi cerchiamo di ricoprire tutta la Sicilia. Quindi è un nostro ruolo, e quindi è una cosa importante che abbiamo. Allora, io qui con me ho una ragazza che fa parte dell'Accademia di Luca, ovviamente, di Luca Rasa, e Alessia Fortino, che è qui con noi, anche se non si sta facendo inquadrare, ma è qui con noi. Quindi un applauso anche ad Alessia. Ho una ragazza che ha fatto questo percorso con Luca, Alessia, corsi di portamento, tante passerelle, tante esperienze, fino a diventare dicembre 2017 la mia testimonial. Quindi è con tanta gioia che ti presento Asia, buonasera, grazie buonasera di essere qui tutti con me. È veramente giovanissima, ma devo dire formata in maniera eccezionale, perché io l'ho conosciuta, l'ho potuta apprezzare, l'ho vista sfilare, e devo dire preparatissima. Grazie mille. Oltre a essere molto emozionata di essere qui con noi, però è veramente preparata, e so che con Luca, e magari perché no, anche con Clay, con tanti altri personaggi che circondano questo mondo, farai tantissima strada. C'è da dire che comunque se sono qua oggi è grazie a Luca e Alessio. Quindi un ringraziamento, ma anche grazie a lei, perché veramente è un'emozione molto grande. Te lo meriti, e io chiederei a Tania, visto che è qui in veste di colei che già è arrivata al suo traguardo, già ha calcato, insomma, brand importanti, hai quanti seguaci hai? Mi ricordo che parlavamo dietro le quinte. Abbastanza. Ecco, abbastanza. Voglio dire, hai realizzato già in parte quello che è il sogno di molte ragazze che oggi sono qui con noi. Sì, è vero, e mi ritengo davvero fortunata, perché al di là adesso della passione, della determinazione che sempre ci vuole, no? E poi della grande costanza nel portare avanti un sogno, c'è bisogno di persone che ti danno tenacia, che ti sostengono, e oggi vengono chiamati i cosiddetti follower, ovvero quelli che ti scrivono, che ti mandano messaggi, a volte anche impropri, però servono, perché ti supportano anche nei momenti di bisogno. Ti danno la forza di proseguire in quei momenti, esatto, in cui sì, vorresti abbandonare tutto. È un consiglio da dare a queste giovani ragazze, tra cui Asia, visto che in parte tu hai già realizzato quello che è il loro sogno? Sì, allora
Il consiglio spassionato che io do sempre, innanzitutto, è di essere forti, forti con se stesse nell'affrontare quello che è più grande. E soprattutto alla base di qualsiasi cosa c'è bisogno di istruzione, di studio, quella è la cosa più importante. A prescindere adesso dalla passerella, dalla posa fotografica, la cultura in generale è importante. La scuola, siccome si parla di adolescenti, anch'io ho iniziato comunque quando ero molto piccola e frequentavo ancora il liceo scientifico. Beh, è ancora giovanissima, sì, comunque. Sì, è vero, però ho iniziato che ancora studiavo, frequentavo il secondo anno di liceo scientifico e quindi anche se era difficile fare corsi, studiare, scuola, avere comunque la determinazione in ambedue le cose, non bisogna mai mollare nulla e portare sempre avanti cose che vanno comunque a pari passo. La moda adesso, qualsiasi altra passione come il nuoto oppure qualsiasi altro sport, sempre deve essere seguito secondo me ad un'altra via che è quella dell'istruzione. Grazie Dani, è un consiglio veramente che mi sento di condividere perché comunque deve essere supportato dall'istruzione a 360 gradi, istruzione esatto. Sia scolastica ma anche forma mentis nel campo della moda, perché comunque qui ci sono due manager d'elite, credo che condividete con me sia Clay che Luca che le ragazze debbono impegnarsi in quello che sono lo studio del portamento, tanta fatica, impegno e serietà, perché a volte si vedono delle ragazze illudersi con tanta facilità e poi rimangono purtroppo deluse. Beh, la prima cosa è che comunque ho sentito dire la mamma di Asia quando siamo presentati quella sera, anche perché Asia io l'ho beccata in un paesino piccolissimo della Sicilia con Lesano e chiaramente saluto di qua perché ecco anche il piccolo paesino dà questi spunti, certo, emergenti, e ho stretto la mano alla mamma di Asia che ancora non ci conosceva, noi vorremmo chiaramente iniziare un percorso e detto, quanto tempo prenderà visto che comunque Asia studia? Questa è la prima cosa, mi ha detto no. La moda avviene sicuramente in un secondo momento, comunque parallelamente, ma deve studiare fino a quando dovrà terminare tutto il percorso. E quella è la cosa molto importante. Vorrei un attimino distogliere lo sguardo da quello che è il lato operativo della moda e andare da chi crea la moda, da chi veramente inizia dal bozzetto, dall'elaborazione di un'idea, di uno stato d'animo, di un sentimento e poi arriva alla realizzazione di un abito. E vorrei farlo con Carmen, che oggi è qui in rappresentanza del brand di Antille. Prego Carmen, ti passo il gelato. E vorrei con te esaminare il tuo brand, da come nasce. So che siete un'azienda a struttura familiare. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sono qui per rappresentare questo brand italiano Antille Elegance, nato circa 20 anni fa e rapidamente si sta imponendo sul mercato anche grazie alla partecipazione di numerosi eventi come questo. Uno degli eventi diciamo recenti è stato quello di World Top Model che ci ha dato spazio e visibilità. Ok. Sì, tutto a posto, non ti preoccupare, okay. Siamo in diretta quindi è normale. Come dicevo è nato comunque circa 20 anni fa, comunque partecipiamo a numerosi eventi e le collezioni ovviamente nascono comunque da un progetto che parte comunque da un'idea, da un messaggio che si vuole comunque lanciare, seguito comunque da dei processi, da una sequenza di processi che va dal disegno alla ricerca dei materiali, dei nuovi tessuti, degli accessori fino alla creazione comunque del modello. Ogni collezione contiene più o meno 150-170 Aspetta, capi. Sono tantissimi. Sono tantissimi, quindi capirete che è abbastanza difficile e noi creiamo questo appunto per soddisfare l'esigenza di ogni donna, che può essere comunque dalla ragazza più giovane alla donna comunque più adulta, più matura. E per questo cerchiamo anche comunque di mantenere una fascia di prezzi accessibili e quindi per questo motivo vengono creati tantissimi abiti. Devo dire sono meravigliosi, sono uno Grazie. Meglio dell'altro, li vediamo qui indossati dalle ragazze, veramente sono uno spettacolo loro, ma poi con questi vestiti acquisiscono ancora di più valore. Sono le ragazze di Luca Rasa, se la regia può fare una carrellata della prima fila, e adesso andremo ad esaminare con Carmen e con i miei ospiti in sala, che sono comunque tutti esperti del settore della moda, alcuni degli abiti della canzone della collezione di Antonio
Gentil Elegance 2018 e le vedremo indossare dalle ragazze strepitose del calendario di New Model Today di Clay Calzolari. Va bene? 2 minuti di pubblicità e torniamo subito. Restate con noi. Eccoci qui, siamo ritornati ad accomodatevi pure, restate con noi, momento fashion qui da Casa Sanremo 2018. Diciamo alternativa all'abito, al classico abito elegante, e una tuta intera oppure jumpsuit, e ideata comunque in vari colori proprio per dare comunque un'alternativa, una scelta. Ci sono comunque dei pannelli qui dietro comunque che danno movimento e dinamicità all'abito in questo caso. Ah, io volevo un attimino presentare la ragazza perché allora l'arte sta sia nel vestito, in questo caso in Antille, ma anche nella persona che lo indossa, e quindi è doveroso anche presentare la ragazza. Purtroppo non ricordo tutti i nomi a memoria, altrimenti sarei ipocrita. Io sono Greta Vedovato. Greta, New Model Today, giusto? Mese? Agosto se non erro, Sì, agosto. Allora, vediamo sul calendario nel mese di agosto, mi raccomando, andiamo a cercare questo calendario. Sicuramente si trova su internet, vero? E allora proseguiamo con il prossimo modello. Il microfono lo puoi lasciare a Carmen, così conosceremo anche la prossima modella. E via con la musica, a quello continua. Sono belle. Bellissima. Io quando ho conosciuto questa ragazza, ti chiedo la cortesia di dare il gelato un attimino. Grazie, non mi ricordo il nome, perdonate, il bello della diretta non me lo ricordo il nome. Sabrina, l'ho conosciuta alla presentazione del calendario e l'ho paragonata a Pocahontas, non me ne volere, però me la ricordava così, con questo sguardo, questo viso, non lo so, sembrava una principessa della Disney, la tua creatura che prende vita. Sì. No, lei è di origini, è di Verona, però la mamma mi sembra dominicana. Di origini dominicane. E però, quindi c'ha quel taglio di occhi. Ero andata vicino, via Pocahontas, esatto. Più o meno era andata lì. Esatto. Questo vestito, cosa dire, un vestito adatto a varie situazioni, ma soprattutto restiamo sull'elegante, un colore verde. Come mai? Un colore verde per... Quest'anno il verde, diciamo che quest'anno per la stagione estiva i colori forti, diciamo che sono molto di moda. Questo comunque è un modello semplice che ha questo ricamo in vita, un po' che fascia il punto vita, quindi per dargli forza e vivacità ovviamente ci abbiniamo un colore forte.
Bene, devo dire delle cose, ovviamente seguendo la moda per quello che è il mio campo, il verde quest'anno è uno dei colori che primeggiano nelle collezioni, e poi anche la scelta della modella, devo dire, non male, perché con il suo incarnato questo vestito risalta ancora di più. Sì, sicuramente, una bellissima ragazza. E allora, signori, andiamo avanti, ma io volevo sentire anche il parere di Luca, Tania, Asia. Asia mi guarda terrorizzata. Adesso questa ragazza. Beh, sicuramente sono abiti molto versatili da mettere in occasioni comunque importanti, però sono anche da usare ad una cena di gala oppure una serata particolare, sai, ad esempio con la persona a cui si ama. Sono abiti molto belli che si possono appunto mettere. Siamo vicino a San Valentino. Esatto, e quindi a maggior ragione si possono usare in più occasioni, e questa è la cosa bella, perché di solito si hanno degli abiti che vengono messi una sola volta e poi depositati in armadio. Questi sono abiti da come vedo. Vogliamo dirlo, Tania, anche il tuo vestito fa parte della collezione di Antille. Sì, è vero, sì, è molto bisogna, bello. Bisogna Beh, dirlo. Avevo la difficoltà nello scegliere, perché sono tutti belli, però ho scelto questo alla fine. Wow, ci fa piacere anche perché lo indossi meravigliosamente, grazie. Andiamo avanti, vorrei vedere qualche altro assaggio della collezione 2018 di Antille. In qualche modo ho scelto le superior, no? Anche perché le altre devo dire, tutte belle, ma poi veramente sfilano, sanno interpretare l'abito, perché quello che conta non è l'abito, fa tanto, ma anche il saperlo interpretare. Certo, loro sono giovanissime, però quest'anno siamo stati fortunati perché la media è molto bassa, però hanno sono la media brave. Di età. La media di età sì. È molto bassa, però hanno delle capacità. Diana ha 15 anni. A 15 anni, ragazzi, mi sento nonna. Posso andare via? 1,81 d'altezza, quindi. Bene, meno male che sono seduta, signori. Io ti ringrazio e vorrei vedere ancora, ecco, qualche altro modello. Le ragazze ci hanno abbandonato. Io richiamerei anche le ragazze che hanno già sfilato a salire sul palco, a restare dietro con me, perché vorrei fare una chiusura tutti insieme di questo momento fashion. Andiamo avanti col prossimo modello e commentiamoli insieme. Asia, voglio anche il tuo parere da ragazza giovanissima che sta intraprendendo questa carriera. Hai più o meno, sono tuoi coetanei queste sì, ragazze, infatti, no? Perché sì, sono veramente belle e soprattutto siete giovanissime. E si sente quella briosità, quell'essere frizzanti dell'essere giovani. Luca, molto belli. Proprio io ho passato questa mattina degli abiti e sto apprezzando questi colori vivacissimi. Oltretutto questa mattina abbiamo visto indosso anche le nostre, il gruppo delle ragazze, abbiamo fatto delle bellissime foto davanti all'Ariston, quindi abbiamo girato parte di Sanremo storica, però complimenti sicuramente anche vanno alla selezione delle ragazze, dico il numero del Today ha fatto un gran bel lavoro, quindi complimenti. È un connubio. Sto dando un bel voto. Beh, ma è il connubio fra la scelta dell'abito, chi lo costruisce, che è un amore di famiglia, perché voi lavorate, ricordiamo, l'azienda a conduzione familiare, quindi c'è tanto impegno, tanti sacrifici, tanta passione in quello che fate, che si unisce con l'amore, la passione e l'impegno di Clay nel istruire le persone, le modelle. Beh, io veramente non ho parole, anche perché mi comincio a sentirmi un po' anziana. Io quasi quasi abbandonerei il palco. Vogliamo vedere sfilare te, però. No, grazie. Io passo, anche perché sono un tappo e mezzo di bottiglia, quindi sto seduta ringraziando Dio. E andiamo avanti col prossimo modello. Prego, resta con noi sul palco. Vieni alle nostre spalle. Sembra brutto detto così, però il palco è piccolo, dobbiamo contenerci. Voglio sentire anche la partecipazione del pubblico.
E devo dire oggi con questo momento fashion abbiamo preso parecchio pubblico, quindi probabilmente c'era la necessità in questa settimana sanremese di parlare della canzone italiana, che ormai è veramente un'istituzione, una manifestazione, è diventata un'icona per Sanremo, ma anche di parlare di moda, perché anche la moda è arte, giusto Carmen? Tu interrompimi quando vuoi dire qualcosa, perché altrimenti io parlo fino a domani mattina e non mi fermate più. E andiamo avanti col prossimo modello e commentiamoli insieme. Se qualcuno dal pubblico vuole dire qualcosa, vuole partecipare, sarò felicissima di farvi partecipare. Di un'esperta nella moda, passiamo un gelato ad Alessia Fortino, che la vediamo in prima fila insieme alle ragazze di Luca. Scusate, però erano troppi gli ospiti per questa puntata. Buonasera Alessia, un tuo parere, tu fai questo lavoro, soprattutto sei una docente dell'Accademia di Luca Rasa per quanto riguarda il portamento, ma in primis sei un'indossatrice. Quasi in pensione però. Non mi rubare la poltrona, che quella in pensione sono io. No, assolutamente. Devo dire che sono stupita, sono bellissime, complimenti, siete di una semplicità e di una bellezza pulita, quindi siete davvero bellissime, quindi un applauso, veramente lo farei di nuovo, che sono incantevoli, gli abiti poi le rendono ancora più belle, quindi veramente non potevano fare scelta migliore secondo me. Grazie Alessia, grazie, un applauso anche a te, che sei gentilissima e poi sei formidabile come sempre. Ormai sono anni che ti vedo, che collaboriamo, una grandissima donna impegnata su tanti fronti, non solo su quello della moda. E andiamo avanti con forse ci sono anche altri due modelli, adesso le facciamo presentare tutte le ragazze prima di congedarle, per questo l'ho lasciate qui con me, perché dopo le voglio presentare una ad una, perché sono dei gioielli. I modelli sono terminati o ne abbiamo qualcun altro? Se dalla regia qualcuno mi aiuta, allora chiamiamo il penultimo modello. Questo è bello, devo dire, una ragazza più bella dell'altra. Io comincio, ma tutte queste Non ti fidare, non ti fidare. Ma qualcosa avevo visto dal calendario, però sai, adesso con la luce del giorno così, ma devo dire, però non male, veramente strepitose queste ragazze, strepitosi anche i modelli di Antille, che poi vedremo in più occasioni. Adesso è un piccolo assaggio questo, perché sappiamo, non potevamo fare la sfilata adesso, questo è soltanto per commentare insieme qualche modello, poi l'appuntamento ce lo diamo più tardi. Ok, questo è uno dei modelli che preferisco perché è di un'estrema semplicità, però ovviamente come avete potuto vedere è scollato dietro la schiena. Poi adoro gli abiti eleganti neri perché sono a mio parere i più eleganti, quelli che comunque danno un tocco di classe. Mi piace molto anche perché io ho il brutto vizio di fare moda, sono una stilista e su tutti i miei abiti, compresi quelli da sposa, le scollature sulle schiena ci sono sempre. È un elemento fisso e ricorrente nelle mie collezioni, quindi non potevi trovare condivisione maggiore da parte mia. In particolare quando poi sono comunque semplici e l'attenzione viene catturata appunto da una scollatura, un accessorio particolare. Però questo si unisce un po' a quello che diceva Tania prima dell'essere versatile del modello, perché l'essere semplice può diventare prezioso con qualche piccolo accorgimento, un dettaglio che può essere un sandalo piuttosto che un gioiello, no? Quindi ci vuole veramente poco, e quindi un abito che ha un costo non elevato ma può essere utilizzato in varie situazioni, quindi veramente è molto importante la versatilità, perché oggi è difficile acquistare un abito e depositarlo, come diceva Tania, nell'armadio senza più utilizzarlo, piuttosto che comunque acquistare un abito a un prezzo accessibile e poterlo utilizzare in più occasioni, come non so, una serata, un cocktail o una cerimonia. Infatti Perfetto. Si diceva sempre, io devo andare a comprare l'abito per quell'occasione. Adesso l'abito per l'occasione è diventato solamente l'abito da sposa, ovvero quando... neanche tanto sì, va bene, però sai, quegli abiti principeschi da sposa
adesso, cioè, si possono non se ne vedono più. Se ne vedono sempre meno, esatto, adesso questi più. Modelli hanno preso il sopravvento e vengono messi praticamente, non dico tutti i giorni, ma appunto nelle occasioni importanti. Tania, perdonami, vederli. Ho i tempi strettissimi. Vai. Faccio entrare l'ultima ragazza e l'ultimo modello per Antille 2018, lo commentiamo insieme e ti ridò la parola. E volevo presentare un attimino velocemente tutte le ragazze, se passate un gelato velocemente lo fanno scorrere e si presentano, perché ricordo fanno parte del calendario del New Model Today di quest'anno 2018 di Chele Calzolari, concorso 31esimo, come si dice? Viene trentennale, perdonami, è proprio... Ormai sono andata, questa è la settimana di Sanremo, dicono che Sanremo è Sanremo, io ogni anno dico che al termine della settimana di Sanremo Samantha va in pensione, perché purtroppo il sabato sera che finisce Sanremo io ho chiuso, chiudo battenti. Sono contenta nel vedere che c'è tanta partecipazione quest'oggi, veramente non mi aspettavo così tanto pubblico e tanta partecipazione. E... due commentini sul festival io prima di chiudere ve li chiedo, adesso voglio soltanto presentare le ragazze, prego. Sabrina Geroffere, ho 17 anni. Greta Vedovato, 19 anni. Diana Mick, 15 anni. Sara Rossi, 16 anni. Agata Boddi, 15 anni. Giorgio Malvicini, 16 anni. Gaia Grippo, 16 anni. Ivi Capiluppi, 16 anni. Signori e signori, un grande applauso per queste ragazze, le 12 ragazze del calendario del New Model Today, e le congediamo ancora una volta con un applauso e con un piccolo stacchetto musicale, mentre noi ci facciamo veramente due battutine sul festival. Non ci abbandonate, prego ragazze. Una domanda veloce veloce ai miei ospiti su quello che è il Festival di Sanremo. Tre aggettivi per descrivere il trio di conduttori, Claudio Baglioni, Michel Hunziker, Pier Francesco Savino. Favino, prego. Indifferente, voglio sentire tutti me, voi. Secondo me fantastici. Chiaramente preferisco Michel per un dato di fatto estetico. Però Claudio Baglioni, Rasa, faccio la spia. Io mia moglie è qui davanti. La spia, eh. Però comunque Claudio Baglioni, bravissimo come sempre, soprattutto con la voce. È un cantante, è oggi conduttore, ma secondo me. Un cantautore, un poeta. Tania, velocemente due parole. Beh, si è vista la grande musica assolutamente quest'anno e la conduzione per me è fantastica, forse una delle migliori di tutte le edizioni del Sanremo 2018 e di tutti gli altri. Grazie anni. Tania. Carmen, velocemente un commento. Beh, su questo festival. Questo festival è storia, come diceva Tania, comunque c'è grande musica ed è comunque un'occasione per valutare anche la moda, insomma, per gli abiti che sfilano sul palcoscenico. La musica è arte, noi ci occupiamo di arte. Clay Calzolari, un parere su questo festival, una tua opinione? I tre conduttori molto professionali e si è tornato alla musica italiana e quindi penso che possa essere un buon festival. Adesso vedremo poi sabato. Vediamolo, aspettiamo il vincitore domani sera. Esatto. E Asia Russo. Beh, un festival fantastico, solo che siamo stati molto impegnati, quindi non abbiamo seguito molto, però ottimo è anche il trio, spettacolare. Bene, quindi grande impegno, grande passione in ciò che fate e io oggi vi saluto qui con il New Model Today, Luca Rasa, Tania Lagatta, Carmen Fiorino e Asia Russo, ma non dimenticate, accomodatevi pure, torna domani, stesso luogo, cambia soltanto l'ora, ci vediamo verso mezzogiorno, restate con noi, non perdete la puntata di domani. A domani! We'll be right back.